Allò, una macerca la menca. Prima dice che andava nella Concimara, poi dice che andava a governare conigli. Poi dice ora va giù alla Quercia per cercare la ghianda. Quando accoglie un po' di ghianda poi che ci fa, non lo so. Secondo me questa è andata a castagne. Vediamo un po'. Menca! Oh. Eccola, eccola. Un'altra volta a castagne, andiamo. Castagne! E allora che fai qui? Ho la pancia! Ambe! Castagne! E ti bastano quei 40 kg dell'altro giorno? Ho fatto l'aria sul corpo tutte quelle castagne. Ah, sai che correggine. Ho un pochino più tempo di ghiande per Ciro. Ma sapesti quel che trovo, mio mio? Che c'è? E che c'è? E là, allora. Vedi che ghianda, alla faccia della ghianda. Dicevo che fossi in tiro le ghiande. Con la scusa della ghianda, ma questa porta i funghi. Ah, eccola. Ecco, ci va col pennato. Che ha trovato? Venga! Che è? Un altro! Che è? Dov'è? Mio brindellone! Vai chiamare un po' su Ziccioncio! Vai chiamare lo Ziccioncio, che qui ce n'è tanti! Oh, Ziccioncio! Ah, Ziccioncio! Vieni giù! C'è la menca che invece che a ghianda è andata a funghi! Ecco, un altro mio! Lalla! Mira qui! Menca, e ora Ciro che gli portiamo? Questi sono porcini. Ah, no, E questi sono porcini. Mio, e sono anche buoni. E che facciamo lo Ziccioncio! Lo Ziccioncio deve venire via da quella cantina che tracanna troppo! Che pasta ci famo con questa stasera? Ah, me buco tutta, mia nonna! La pasta? Questa sera due cappelle fritte! Sono buone, se sono buone, sono buone. Via, qua. Oh. E ci vedremo alla prossima puntata. Ciao! La menca indiana la da Chianina, la Chiana Jones.